Allora. Ciao. Ciao. Ce l'hai la giustificazione che ti ho fatto? Sì, ce l'ho qui. Ci vediamo alle 4, eh. Ciao, bello. Carlo! Me lo dai anche a me? Che cosa? Bacino. Ciao. Nonna Merla, racconta. Che bella bambina. Cosa sono queste storie? Portala subito indietro, subito. No, ma no, neanche no, per lascia, solo. Non devi cercare anche tu, mamma. Le ho già comperato il pallone. Andiamo. Ubbidisci. Su. Andiamo subito a portarlo indietro, hai capito? Non cominciare a dargli dei vizi, che poi me li godo io quando tu vai via. Sono appena arrivata. Non farmi già pensare che devo andarmene. Venga, se lo riprenda. Nonna! Nonna! Oh, Andrea! Dio, come sei fatto grande! Quando sei arrivata? Questa mattina. Fino a quando stai? Fino a dopo Natale. Perché non le dici di stare di più? Se farete i bravi. Oh, mi compri un pallone anche a me? È così che cominci no, a fare il bravo? No, bravo, se no me ne... Sono già usciti. Sì, ancora devono uscire quelli degli elementari. Se ho pazienza. Found him. He's just going into a school. Must be a teacher. Buongiorno. Salve. Ragazzi, presto, sventi! Avanti i privatisti! Andorra, Anza, Brioni, Castellani, Tartufato, Torelli, Tupini, Urbinati. Non vedi questo? Chi è saltato un anno? Zanetti, Urlini. E statevi fermi. Silenzio. La borsa. Astolfi. C'ho i libri. Appunto, la posi lì assieme alle altre. Bossi. Castracane, Cursi, Donato, Durini. Signorina, mi spiega una cosa. Perché quando mi hanno fatto deputato non mi hanno chiesto niente e adesso per avere un posto all'anagrafe pretendono la licenza media? Lei è stato deputato? Sì, all'Assemblea Costituente, Partito d'Azione. Si concentra, onorevole. Sì, va bene, ma cosa vuole che gliene freghi all'anagrafe, che io sappia o non sappia quanto fa quella roba lì? Si concentri. Vedrà che non è difficile. Non è difficile. Passami il compito. Passami il compito, potrei essere tuo padre.
Perché hai detto porca vacca? Perché ho fatto alfa uguale x al cubo. E beh? Dovevamo fare y uguale x al cubo. Ah, dovevamo. Io mannaggia. È perché non studiate. He's coming out now. We'll keep after him and question him as soon as we get the chance. When we make contact with him, we'll report back. Invece ci sono i tappesi banco mentre non c'era. Chi è stato che mi ha preso il banco? Uno nuovo. Here. Inesi Piero. Here. Luzzani Gino. Here. Illuminati Leo. Presente. Illuminati. Here. Margheriti Ugo. Here. Mordini Pio. Here. Paletti Gino. Here. Pellizzi Aldo. Here. Petrocinetti Franca. Petrocinetti Franco, please, madam. Be quiet, please. A new one? Yes, madam. Very good, sit down. Predieri Paolo. Here. Fucci Giovanni. Here. Quaretti Maria. Here. Avanti. Buongiorno signora professoressa, mi scusi se ho fatto ritardo, ma ho portato la giustificazione alla preside. La justification for... For what? For what? 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 All right, go to your place. Ciao. Silvani Giulio. Here. Tasia Paola. Here. Rosati Lina. Here. Tiburzi Maria. Here. Ubaldo Ubaldo. Here. Valente Anna. Here. Zanetti Vittorio. Here. Va bene. Ciao. Allora... È quel Camurati di cui mi avevi parlato? Sì, sì. Oh, questo è il posto mio. Perché? È il mio perché ci stavo io. Mi ci ho messo la professoressa d'italiano. Beh, adesso sono tornato. Alzati. Beh. Oh. Beh, what's happening? Che cosa succede là? Ma signora professoressa, guardi un po' questo qui. Speak English. This is my desk and I absent and... Basta, basta. Now to you, Petrocinetti. I don't know what's happening, madam. He slapped me. It's for my desk, madam. He wanted to throw me out. The Italian teacher told me to sit here. He says yeah? This is his desk. He says this was his place before I came to the school, but I know nothing about it. Oh, you speak a perfect English. Come on, Mr. Camurati. Ma dove vado? Mettiti lì. Lì. Go on, Petrocinetti, go It's on. The first time I go to an Italian school, and therefore I don't know how to behave myself. Tell me where to sit, please. Are you afraid of English? No, non c'entro questo banco. I've years in London where I learned the language. It is the only language. Sit down, Petrocinetti. Allora ragazzi, dicevamo... Ah sì, the more and the most. Facciamo un esempio pratico. Il mio libro è più bello del tuo. Ma guarda che faccio. It's more beautiful. Sei stato malato. Margherita. Alla gola. È quasi. Cos'hai avuto? Parotite. Ricchioni? No, si dice parotite. Facendo? Bravo, scusami, pensavo volessi disegnare un'altra cosa. Ma lei c'ha proprio il fiato fisso, eh? Pierino, ma come ti permetti? Screanzate, bilanzone. Vai subito in classe, subito. Obbedisco. Ciao. Ciao. Ciao, amore. Ciao. Come mai quella faccia scura? Niente. Di la verità, ti conosco bene, che ti è successo? Niente, non ho niente. Pierina te ne ha combinata una delle sue. Ma no, lascia stare, veramente. Ti prego, non ha importanza. È qui che sbagli, tu lo sopporti perché è mio fratello. Ma no, è perché ha avuto una nascita sofferta. Non sei stato tu a dirmelo. Lascia andare la nascita. Ora ha il fisico e gli istinti di un uomo e la crudeltà e l'incoscienza di un bambino. Appunto. E beh, tu risparmi al bambino e punisci l'uomo. Picchialo, crocchialo, bastonalo. E vedrai che imparerà qualcosa. Io devo andare a studio, ci vediamo più Ciao. Tardi. Ernesto! Ernesto, ma che fai? Prego, qui, davanti alla scuola. Ci cara, sono tutti i bambini. Non, sai, non riesco più a controllare la mia virilità quando tu mi sfiori.